La Gazzetta dello Sport titola in maniera inequivocabile, Pioli è finita. Il Milan ha già deciso, vista l'ira di Cardinale, per l'eliminazione con la Roma. 4 gli stranieri in corsa, Fonseca, Lopetegui, Galtier e Gallardo. Intanto l'altra parte di Milano non vede l'ora di giocare il derby, febbre Inter, il titolo in taglio basso. Sulla partita di ieri invece, Juve a metà, Max si infuria. E ancora, Italian League. Il Corriere dello Sport titola proprio sui bianconeri e il pareggio di Cagliari, Juve a metà. Poi ancora, Napoli, l'Europa ti aspetta, Roma Lega, è contro, e, le partite si vincono con Cube, la nuova piattaforma di raccolta e analisi dei dati calcistici. Per tutto Sport apertura in prima pagina con Yıldız, mai più senza, visto che il turco cambia la partita a Cagliari. Poi gli altri titoli in taglio basso, Milan Pioli, titoli di coda. Ibra vuole Van Bommel, Toro, boom tifosi. Altro pienone per l'Europa, Lazio, prove di Coppa Italia. Luis Alberto Mata, il Genoa, tutti pazzi di Gasp. Come Ferguson, Pep, ciao City. Michelli il piano B, Roma fra gioia e rabbia. A Udine il 25 aprile. In Spagna AS fa visita al Bayer Leverkusen e in particolare all'allenatore della storia, Xavi Alonso El Deseado, titola in prima pagina. Marca invece apre con la decisione di Nacho. Dispuesto a salir, ovvero il difensore del Real Madrid è pronto ad andare via. Stavolta pare davvero. Serie A. Cagliari-Juventus 2-2, i bianconeri soffrono ma rimontano nella ripresa. Nel secondo anticipo della 33esima giornata di Serie A, la Juve rischia il tracollo, ma nella ripresa rimonta il Cagliari per il 2-2 finale. Primo tempo dominato dai sardi, che vanno sul 2-0 grazie a 2 rigori. Il primo di Gaetano, 30, assegnato per un fallo di mano di Bremer, il secondo di Mina al 36 per l'atterramento di Luvumbo da parte di Szczęsny. Nella ripresa Allegri inserisce Yıldız e la musica cambia. Vlahovic accorcia su punizione al 61, il Cagliari non riesce più a ripartire e subisce il pari all'87, quando Dossena spedisce alle spalle di Scuffe per anticipare Milik. Serie A. Genoa-Lazio 0-1, decide Luis Alberto, Tudor a meno 3 dal quinto posto. La 33esima giornata di Serie A si apre con il successo della Lazio in casa del Genoa. Al Ferraris finisce 1-0 per i biancocelesti e a deciderla è uno degli uomini più discussi del momento, Luis Alberto, che al 68 sfrutta l'assist di Camada e batte Martinez. La formazione di Tudor è momentaneamente a meno 3 dal quinto posto della Roma che adesso vale la Champions, mentre il grifone di Gilardino resta a quota 39 punti. Il Barca ci spera ancora, ma Xavi ha già deciso di andarsene. E su di lui si muove l'Ajax. A detta del quotidiano catalano, l'Ajax avrebbe infatti già provato un primo approccio con Xavi e il suo entourage proponendogli di sostituire Mr. John Van Tiskip dal prossimo 1 luglio. Non è escluso, aggiunge la medesima fonte, che l'attuale allenatore del Barca decida di prendersi un anno sabbatico e staccare un po' la spina dopo un'avventura tanto prestigiosa quanto complicata e scomoda, ma le voci continuano a circolare e oltre ai lancieri anche altri importanti club europei si stanno muovendo sulle tracce del 44enne ex centrocampista. Ramsdale retrocesso a Viceraia, Chelsea e Newcastle pronte ad affidargli i guantoni. Chelsea e Newcastle vogliono regalarsi un nuovo portiere. Ne parla il portale Caught Offside, secondo il quale Blues e Magpies avrebbero messo gli occhi sul portiere dell'Arsenal Aaron Ramsdale. Il classe 1998,
che attualmente fa il secondo a David Raya tra le fila della squadra allenata da Mister Arteta, ha una valutazione di mercato intorno ai 25 milioni di euro. 3 big di Premier puntano Sesco. A quanto ammonta la clausola per liberarlo dall'Ipsia? Arsenal, Chelsea e Manchester United, sono almeno 3 le big inglesi che si muovono sulle tracce di Benjamin Sesco. Ne parla quest'oggi il London Evening Standard, secondo il quale i Gunners sarebbero pronti a farsi avanti per l'attaccante di 20 anni attualmente in forza all'RB Lipsia e soddisfare così la richiesta di un 9 da parte di Mister Arteta. Sul talento sloveno, già nel giro della nazionale maggiore, ci sono però anche Blues e Red Devils, che lo monitorano ormai da settimane e valutano l'investimento estivo. Tutti pazzi per l'ex Torino Berenguer. Ma l'Athletic si muove per blindarlo, ecco l'offerta. Eroe della finale di Coppa del Rey col suo Athletic Club, il futuro di Alex Berenguer oggi appare piuttosto complesso e intricato. L'esterno offensivo biancorosso termina il suo contratto a fine stagione, il 30 giugno, ed è già stato sondato da diversi club di Premier League, Serie A e persino della stessa Liga. Autore di 7 gol e 3 assist in questa stagione, l'ex Torino è un giocatore chiave negli schemi di Mister Ernesto Valverde. Zidane Bayern, per Mundo Deportivo mancano solo le firme. Già chiesto un rinforzo. Arrivano ulteriori indiscrezioni sul possibile futuro in Bundesliga di Zinedine Zidane, sempre dalle colonne di Mundo Deportivo. Il tecnico francese è la prima scelta del club bavarese per sostituire Thomas Tuchel, che non resterà all'Allianz a fine stagione, e le trattative a detta del quotidiano catalano sarebbero già nella loro fase finale. MD specifica infatti che fonti a conoscenza dei colloqui tra le due parti considerano l'accordo non ancora firmato, ma praticamente concluso. Tant'è che Mister Zidane avrebbe già chiesto alla segreteria tecnica del Bayern un rinforzo di peso, soprattutto nella linea difensiva. L'Arsenal cerca 2 rinforzi in attacco, Olise per la fascia, 3 nomi per il centravanti. Una cosa è certa. L'Arsenal sarà uno dei club che movimenterà il prossimo mercato in attacco. Per la prossima estate si prevede un valzer di punte importanti in giro per l'Europa, a cui parteciperanno anche i Gunners, che ora sono alla ricerca sia di un centravanti che di un esterno offensivo. Se per la fascia il candidato principale è Michael Olise, francese di 22 anni che sta facendo tanto bene al Crystal Palace, per il centro dell'attacco i candidati sono 3. Alexander Isak del Newcastle, Benjamin Sesko dell'Ipsia e Victor Gyökér dello Sporting di Lisbona. A riportarlo è il Mirror.